Ora la scienza ha filmato per la prima volta il cervello che si attiva quando è stimolato dalla molecola della felicità. E lo studio è dei ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto. Cristina Benedetti. Una vita tranquilla e modesta porta più gioia del successo legata ad un'agitazione perenne, dove c'è la volontà, c'è la strada. Saggi consigli di un genio su come vivere una vita felice. Perfino Albert Einstein, che alla relatività fisica si dedicò per una vita, doveva sapere che non c'è niente di più opinabile della felicità, tanto desiderata quanto difficile da descrivere. E se la felicità non è riassumibile in una formula matematica, da ora in poi ne sapremo di più grazie ad un team di ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, che per la prima volta ha filmato in sequenza come si attiva il cervello quando è stimolato dalla serotonina, la cosiddetta molecola della felicità. Siamo riusciti ad osservare che cosa accade, quali sono le aree del cervello quando la molecola della felicità è rilasciata. E abbiamo visto che le prime aree che si attivano sono appunto la corteccia frontale e l'ippocampo. La scoperta, che apre la strada a possibili cure per patologie gravi come depressione, ansia, schizofrenia e autismo, è stata possibile grazie all'utilizzo di tecnologie innovative. Gli scienziati sono riusciti ad attivare in modo selettivo i neuroni che producono la serotonina e poi attraverso la risonanza magnetica hanno filmato in tempo reale le regioni cerebrali che si accendevano grazie alla sollecitazione. Quello che adesso stiamo cercando di capire, di filmare, è come quelle aree che ci fanno provare felicità si attivano, se si attivano in seguito al rilascio di serotonina.